Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dal vostro Draven. Ci risiamo, un'altra lobby di cheater. E questa volta ne è bastato uno per due partite, perché sì, è un cheater che abbiamo trovato per due partite consecutive. Lo stesso identico cheater che tra l'altro è stato difeso da qualcuno in chat durante la live. Ed è qualcosa di assurdo. Questo video non nasce con l'intento di farvi vedere l'ennesimo cheater, ma per farvi vedere come riconoscere un cheater o quantomeno darvi delle indicazioni. Sembra assurdo che io debba leggere dei commenti del tipo ma è bravo lui a prefirare, se tu scemo che ci caschi. Se arriviamo al punto che non riusciamo più a riconoscere un giocatore legit da uno che cheata, la situazione è grave. A tal proposito vi ricordo che ogni sera mi trovate in streaming sulla piattaforma Viola, turni di lavoro permettendo ovviamente, quindi qui sotto in descrizione nel commento di evidenza trovate tutti gli incutili per seguirmi sui vari social e rimanere aggiornati. Iniziate a preparare i commenti da inserire qui sotto al video, perché sono veramente curioso di conoscere la vostra opinione, e nulla, vi lascio al video. Spawn kill da finestra lato white. Prevedo un C4. Io prevedo questo che continua a piccare dalla finestra. Vai prima tu sledge, vediamo se muori. No, ok. È soft il muro. Da dove però? Da white, sta giocando rook aggressivo in white. Morto rook. Non posso, c'è più rook aggressivo. Mi dronate Natale? È uno stage. Stage è pulita. Sì. Ho fatto il drone 1, però non so chi è. È doc col pompa. È close di Vanetti. Ha preso un air. È shop. È un HP sotto. Ma non ci sta quello lampionato, scusami. Sì, ma così confidente. È solo il primo round, ragazzi. 90 di ping. Sfunghiamo con la pistola. È solo il primo round. Che cazzo ti ridi? Rafa sta ridendo per non piangere. È partita la risata isterica, scusate. Che cazzo è? Partita la risata isterica, perdonatemi! Cazzo. Ma che è? Ma cosa ti sei preso prima di giocare? Ma sta scorreggiando? Sì, siamo sulla strada giusta. Manca un po' di ragazzi, sì, mi stanno uscendo le lacrime dagli occhi! No, sto ridendo e piangendo assieme, non ci voglio credere! Ma che è? Malattie mentali. Ma che ha vinto? Ah! Drona. Ma che è Legion? Sì, doppio window. 25. Uno è sdraiato in bancone, beh. Dillo per Annauta. Cioè. Dov'è uno? Ottimo. Da ristorante. Uno è ristorante ancora. Uno è dietro bakery, Melusi. Non ha DS. Arriva Small Bakery, Legion. Guarda. Double door Small Bakery. Non sai che è entrato. Sono double down ancora. Ti picca finestra. Dai, esci, diciamo cosa devo uscire. È ancora small bakery. È entrato. In small bakery ce l'hai. Il ranotto è da colpo. Vieni in finestra. Niente. Ne sento uno close. Sì, pure small. Io. Ma che pezzo di merda. Una verso brown. Vabbè. Legion in white. Anche Legion verso white, eh? In bar. Oh. Legion era white. Perfetto. 20 secondi fa. Uno Evan. Rafa, guardami il drone. Vai. Evan, sempre Evan, ping uno. In mezzo a lounge. Lounge, non ti ha sentito, vai. Fatto. Raga, prendete il diffuser. Altri treni. Non era white, tipo? Era, ma 22 minuto fa, quindi... Sì, sotto white. Ok, andate... Vado io! Plantate? Dov'è il plant? Non c'è il diffuser. LOL. Che metto l'allarme. Sì, sai che vengono da sotto, eh? Ah, giusto. Prendi, ce l'ho io. Nate da dove? Da lucernario.
messo l'allarme white? Sì. C'è anche doppio filo white. Uno è droppato red già, eh? Ace in red è droppato. Ho messo Claymore sotto red. Due in red, due in red. Un altro new hatch mi sa, droppato. Attenti solamente a Skylight voi, ragazzi, è white. Rampinato Evan morto, cazzo. Ok, ne ho due in red. Finca, finca in red. Sta pushando Ash. Ok, new hatch. Lascio, ce l'ho io. Ci sono io, Raffa dietro. Sta tenendo new hatch. Due, tre in red, un altro. Sotto. No, what? Non è morto. Ti pusha, pusha. Uno è sotto. Ah, un altro red, sì. Legge lo, Uno red e un altro new hatch, uno new hatch. Tieni new hatch, Raffa. Arretra, arretra, Raffa. Muori qua, Questo è il tuo new hatch. New hatch. Se vogliono chiudere, arretra, arretra. Porta sigaro, uno. Due, uno, due shop. La shop, Leo. Sono in bomba. Madonna, mi è smirata. Ti pushatele. Uno ancora new hatch. Ma è indietro, è in frigo. Uno freezer, uno default. Vabbè. So che sono poco serio con Clash, però. Ash. No. Uno rampinato. Dove? Minibar. Non so chi era. Uno lucernario. Verso red però, Disbal. In fondo red, sta tenendo il run out. Ma questo è lo spawn. Fatto new hatch. New hatch, new hatch. Ho fatto Ash e Finca. Buona Finca. Perché c'ho la sveglia. Occhio, da new hatch le prendono. Red è droppato, docca. Sì, giocate safe adesso. Fatti pushare, Raffa. Vabbè, ma preferato. Vabbè. Ho sbagliato, io l'ho giocato. Uno nel mio ex. Due red. Ciao, Leo. Manda di... Uno in new hatch. Uno sotto pillar. Uno a terra, mi sa. Morto uno. Uno è arrivato sotto white o red, ok, B. È sotto comunque. No, è new hatch, Dismal. È preferato. Questo è città, raga. Anche secondo me è città. No, no, fidati, città. No, senza droni, senza niente, non mi ho visto proprio. Ah, lo so, segnalato. Ha preferato diretto su di me. No, lo volevo dire dall'inizio. Swinga. Longa, tutte e due longa. Uno da dietro arriva, sledge da dietro, prefire a sledge. Ancora ti picca sledge dietro. Questo sapeva che eri sdraiato, sì. Zitto. E l'ultimo freezer, carica. Ricarica. È fake. Freezer. Dalmira. No, ma città, no, raga, città, evidente. Raga, sul muro, cioè. No, ma io lo volevo dire da inizio partita che è quello da città, raga. Però ho preferito non fare la figura di quello che si lamenta sempre. Due di KD. Wow, fermi tutti. Piccolo reminder. Vi ricordo che qui sotto in descrizione, nel commento, in evidenza, trovate tutti i link utili per seguirmi sui vari social. Mi raccomando, assicuratevi di lasciare il follow. Ma soprattutto un bel like di supporto al video è sempre ben apprezzato e un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate. Giuro che questa era l'ultima cosa che dovevo dirvi. Per il resto, godetevi il video. No, ma poi il prefire ci sta, no, poi lui l'ha fatto tutti i round dall'inizio alla fine, ci sta, no. Il prefire è assolutamente legit, figurati, l'ha fatto tutti i round, assolutamente legit. Sì. Sono fortissimo, sì! Quello ha fatto in tutti i round vuol dire che lo sa fare bene, insomma, no, ma infatti sono io che non so giocare, no, sono io che non so giocare, no, avete ragione, ragazi. No. Su main. K9 è chiusa. Uno è fuori library. Aruni. Torna in piano, tornate in piano. No, corridoio piano, Tornata, morta. Uno è piano, finestra, Thunderbird, close. Lascio un drone su blu, aspetta.
Uno è rotation. Raga, mi dovete far bricciare però. Morto a bandit. È blu, 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 blu. Entro il side. È blu, blu, ti pusha, ti pusha. Ehi. Da blu uno. È Dante al manto. Raga, mi fate bricciare? Tienimi il long, tienimi il long. Io c'ho il bagno. Vai, vai, entra. Aspetta. No, non bricciare. Uno mi sa che è sotto, Uno è verso l'hyper, ragazzi. Basta mi guardate il drone in più. No, è bagno. Bravissimo. È morto quello più è bagno. No, è sempre intatto. Piazza. Raga, io posso piazza. Plantare, Piazza, vai, vai. Io non ho library. Uno è piano, sound call. È passato, è passato. Tutti e due sui mezzi, Fatto. Bravi. Benito ha sbagliato testa, Benito ha ammazzato il cheater. No, no, ma scusate, no, che cazzo dico? Non il cheater, il ragazzo che sa preferare, scusatemi, perdonate. Sì, ha tinchillato il cheater, perdonatemi, pardon, scusatemi, anche da K9. Ah, ha preso il capo! Vai, guarda un po' per questo. Porta K9 pulito, window pulita. Fuori library pulito. Ti guardo blu. Mi dovete far bricciare. Un attimo, Mirko, che vai. Ti drono. Vai su blu che venga a mettere i nomad. No, ho sbagliato. Rotation libera. C'è una DS su Alfo, lascio il drone. Faccio la DS. Fatto la DS. Uno close porta la. No, ma è ancora. Porta pensavo piano, avessi no. Pulito dalle elettrificate. Posso fare anche. Non posso fare quello, c'è lo Jäger, aspetta. È Jäger close a me? Una capiccia. No, t'ha distrutto Dismal. Sospoit si è salvato tutti i manieri. Aspetta, posso fare una batteria? Vai. Jäger c'ha un HP. Che Jäger? Un attimo che drone. Il cheater è morto. No, fa culo. Cool. È facile, Ok, hai il drone. Okay, lascio. Sul ping, rotation. Bene. Sì, uno è su bedroom. Lo vedi. Rotation proprio sul finestrone. Guarda il finestrone. Non lo vedo. A destra del finestrone. Lì. Quasi finito? Piano. Battere. Blu. Attento che 9. Non può salire, te, Quinta. Ho sbagliato io. È blu. Uno è su Alfol. Uno è Alfol. Quello è un HP, un HP. Cosa è successo? Non lo so. Defusa? No, come non detto. Vabbè. Mi ha fatto da piano, mi sa. Dismal, questo Jäger mi sa che città pure lui, Non so se... dietro gli scaffali, Buono. Minchia, si ha preso il cabo. Guardo ovest. Trench è pulito. Lascio il drone 9. Lascio il drone. E uno è sulla porta, Mirko, picca dalla porta. Porta. Chiurato, coglione! No, fai il bravo, però, È gente che sa preferare, fa il bravo. È soft, potete spaccare qua. È soft. Non ci credo, l'impact. Già, vieni a spaccare, per favore. Arrivo a rotation, giro. C'è il flank. Vedete il drone in ovest? Raga. Arrivo, ok. Sto per il giro. Uno pillar, gli devo lanciare una nete, uamai. Fai una striscia di Maverick. Pillar pulito. Smalla. Stanzino. Fai una striscia di Maverick per guardare blu. Un insight. Il muro singolo. Ok, stanzino pulito, anche stanzino. Uno è motoslitta. Flank. È salito. Stanzino. È tornato indietro, flank. Blu. Ancora flank, Potresti plantare, ti copro. E c'è il flank. Pillar non ce l'ho. Uno stanzino, uno blu. Ce l'ho io, Pillar. E c'ho flank. Arriva flank. What? Flank. Riapriamo il tracker. Vabbè, raga. Ok, K. Sospetto ha fatto due tappe su Dismal e le questi contenuti mi piacciono, sono qualcosa di incredibile. Uno è sotto main, mi sa che è arrivato Solarium. Uno è K9. Arrivato Solarium?
Uno scale solo e arriva. Sì, era appellato, era appellato ora. Aiuto, è il cheater secondo me. Col bang, col bang. Oh! Da dove? Sì, è il cheater. È il cheater, è il cheater. Fate cam blu. Sì, cheater. Ha parato! Uno mi sta su piano. Due fuori K9, due fuori. Mi deve far cam credo del piano. Sto vedendo in due la diagonale su K9, no? Ush. Uno è entrato Alfol. Mi Alfol, eh? Alzati, dai! Peccato. Guarda che timing! Peccato, nice try. Adesso cheat anche Spoit, quanti cheatano perché... Simpaticissimo, mi è piaciuto. No, 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 del culo. Cosa cheater, beh? È entrato. Te cheat. Che palle, sempre il cheater! Non è morto. Ah, ho usato la granata, Cristo. Maverick sotto in main. Comunque c'è una mira scandalosa. Sì, è brava a preferare, brava a preferare lui. Bravo. Solarium. Fuori che nine. Aria Solarium. Guarda come ti prefai, zio. No, beh, cheater numero uno. Che abbiamo trovato in due partite consecutive. La prima su Caffè Dostoevskij. Questo è uno che a prima vista potresti dire che non cheata. Se trovi una persona di rank medio-basso, pensa, cazzo, questo è bravo. Questo è bravo a giocare. Lui sapeva già che io sarei spawnato lì. E non è una... Uno, metto pausa un attimo. Fermi, contesto. Qua l'utente medio dice: ma chiunque la fa questa spawn kill. Vero. Però c'è un piccolo dettaglio che non puoi notare mentre stai giocando. E lo puoi notare solo dal replay. Vi faccio vedere questo... Non sarà l'unico round che vedremo, se è chiaro. Vi faccio vedere questo piccolo lasso di tempo, ok? Ditemi se notate qualcosa. Perfetto, e questa è una cosa che ribadisco, noti solo da replay, non la puoi notare in game. Andiamo oltre, questo ero io. Lui prende, mi prefira. Ok, fin qua tutto abbastanza regolare, nel senso che è una spawn kill di base, la conoscono tutti, la fanno tutti. E non ci sarebbe nulla di strano nell'aver sentito il sound di me che mi rampino lato white. Tutto, diciamo, nella norma, no? Se non fosse che poi arriva questo. E anche qua diresti, wow. Peccato che lui sia stato spaccato malamente. Uno qua direbbe, ma se uno è cheater, se lo fa. Cioè, sta cheatando... Non può morire. Sbagliato. Perché questa persona sta cheatando esclusivamente col wall luck. Che per intenderci gli permette di vedere attraverso i muri. Vedere attraverso gli ostacoli. Poi ci sono quei dettagli, come questo, che non puoi non conoscere. Non puoi non sapere che c'è un pilastro lì. Non puoi uscire in prefire da Small Bakery. Lui lo fa. Ok, cioè qua c'è un pilastro che chiunque giochi da un po' di tempo e conosca Caffè Dostoevskij sa che c'è questo pilastro. Lui ha seguito la sagoma, perché sa dov'è. Sta di fatto che lui inizialmente ha iniziato bene a cittare, poi si è perso in un round. In un round si è perso completamente, ha detto non resisto, è troppo bello. Arriviamo all'ultimo round della partita, fatidico round nella quale l'utente che poi è stato bannato in chat... Mi viene a dire, questo Sledge ha fatto dei prefire assolutamente legit, sono dei prefire che tu avresti dovuto conoscere. E non c'è niente di sbagliato in quello che lui ha fatto, sono dei prefire normalissimi.
quando mi riferisco a questo, vabbè, questo era kill easy perché sa dov'è. Qua è partito il commento, cioè, post round del ragazzo che è stato bannato. Ma qua il sound, lui sa che sei con Clash, gli è arrivata la call, ti sente, bla 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 bla. Ti ha preferato perché è normale che ti ha sentito switchare da scudo a arma. Mi è stato detto che il suo prefire... qua, scusate, mi ero dimenticato una cosa. Notare questo. Lui sa... Questo, il muro non è soft, è rinforzato. Lui sa che su Natale c'è uno sdraiato, ragazzi. Questo prefire mi è stato commentato con "è legit, hai fatto sound mentre hai switchato da scudo a pistola". Ripeto, avrebbe senso se non fosse che tu che me lo stai dicendo sei un giocatore medio di Rainbow Six che non ha esperienza e che non sa riconoscere un cheater, ok? Ma ci sta, ripeto, ragazzi, ci sta che uno mi dica "no, questo non cheata". Perché in game questi, in teoria, anche per me, potrebbero sembrare prefire assolutamente legit. Ok? Cioè, potrebbero essere prefire assolutamente legit, perché sono effettivamente dei punti che una persona che sa giocare va a prefirare. Questo si è ricordato di avere uno in Natale, tra l'altro, eh? Cioè, io vi faccio notare come ha lockato, tra virgolette lockato perché non ha l'aimlock attivo in questo momento. Vi faccio vedere come lui ha preferito un doppio muro. Questa non è reazione a un fight che ti è partito alle spalle, da una ferita che hai avuto alle spalle. Questa è la reazione a quello che tu hai a schermo, ragazzi. Cioè, ve lo faccio vedere a 0.5. Ragazzi, non so, lui si è reso conto qua che stava rispondendo ad un fight alle spalle attraverso due muri, che è partito da piano, ok? Tu hai capito direttamente partita che era un cheater, assolutamente sì. È da lì che è partita la discussione col ragazzo che diceva no, sei tu che non ne sai, perché quelli sono prefire normali di base, è assurdo che tu non li conosca. È così sicuro di poter vincere che anche qua non attiva l'aimlock, ragazzi. Usa solo il wall lock. E prende comunque il cut. Boh. Arriviamo al secondo round e segue la sagoma attraverso il muro. E anche qua mi è stato detto "no, ma sono run out normali, cioè sono run out normalissimi". Sì, lo sarebbero se non fosse che è palese che lui stia seguendo una sagoma, perché anche qua lui esce, lo metto a 0.5, lui esce e va a lockare, tra virgolette, a mirare manualmente, perché ripeto, non ha lane lock attivo, ha solo il wall lock. Va a mirare, sono andato un po' troppo avanti, la sagoma di una persona che è in library, cioè dall'altra parte della mappa. Qua lui sta andando a lockare, stava facendo run out per Zero, ma lui sta andando a lockare qua, credo sia Nomad forse, che non può essere... Cioè, qua lui non ha conoscenza della mappa. Terzo round. Wow, ha solo l'imbarazzo della scelta, ragazzi. Non sa a chi mirare. Non sa a chi mirare, ragazzi. Lui, non avendo l'aimlock, non sa a chi mirare. Non sa a chi mirare. Questo usa solo il wall lock. Non ha l'aimlock. Lui qua ha l'imbarazzo della scelta. Lui non sa chi deve dare priorità. Pur sapendo dove sono, lui non sa a chi dare priorità, perché non ha conoscenza del gioco. E riesce a morirci, tra l'altro. Riesce a morirci. È gente che sa giocare, sei tu che sei stato spaccato. Almeno ammetti di non essere bravo quanto loro. E non è gente che lo fa per trollare, è gente che ci crede a quello che dice, ragazzi. Alle parole che gli escono dalla bocca, ci crede. E vengono a dire a me, che sono io che mi lamento, e che questi non sono cheater. Ci rendiamo conto, ragazzi? Per me è follia. Ci siamo, ragazzi. Cioè, non so se ci rendiamo conto, ragazzi. Cioè, io faccio la figura di quello che si lamenta sempre, che rompe i coglioni, ma la gente non si rende conto che parla e non sa niente di Rainbow Six. La gente che mi critica e che mi dice "sei tu che ti lamenti, questi non sono cheat, cioè non ne utilizzo i cheat, non sono cheater", è gente che anche se mi mette in faccia il Diamond preso su console, io sono Diamond su PC, incredibile, ho 1.5 di KD, sì, ma puoi avere anche le stats più belle di questo mondo, ma non ne sai un cazzo del gioco e non sei in grado di renderti conto di quando hai un cheater davanti. Questo è uno dei rari casi in cui io utilizzo replay, ragazzi.
Io non lo uso perché non ho voglia di perdere tempo. Cioè, se io gioco un gioco come Rainbow Six Siege, lo gioco non con la convinzione di dover aprire ogni volta il replay e vedere, ah, ma questo forse ha fatto una kill che non era... No, per me non esiste. Io ho comprato un gioco, io ho un gioco, ok, l'ho pagato. La mia esperienza di gioco si deve basare sul gioco in sé per sé. Non devo pensare alla possibilità che ci sia qualcuno che usa, che usi dei cheat. Non so se rendo l'idea, ragazzi, ok? Quindi è inutile crearne un tabù, è inutile dire no, non è parlare perché si creano dei contesti in cui le persone ne approfittano. Non è responsabilità mia. Non è mia responsabilità. La mia responsabilità da content creator, oltre che da videogiocatore, è quella di farvi capire come individuare dei cheater e come non utilizzare queste cose, ma soprattutto rendervi conto delle problematiche che al momento, ma non è solo al momento, da un bel po' di tempo ormai, Rainbow Six, e ogni volta la gente mi viene a dire ti lamenti sempre, ti lamenti anche di gente che non sta cheatando, possibile, a volte gli errori di valutazione li posso fare anch'io, ma se io ti dico che questo è un cheater, è perché ne sono sicuro al 101%.